Bene, bene, bene. Allora, chissà che mi farà compagnia per pregare un altro rosarietto. Se no, pazienza, vorrà dire che lo dico qua da solo e poi chi ascolterà seguirà. Oh, c'è qualcuno. Non mi lasciate da solo a pregare il rosarietto, se no cosa mi sono messo online a fare? Poi mi chiedete, e dai, di in diretta le mille Ave Maria, di in diretta le mille Ave Maria. Ho capito, però, se qui questi cristiani non sanno nemmeno dire un rosarietto, cosa volete che vi sparo le mille Ave Maria? Che dopo mi trovo in 100.000 persone e alla fine mi trovo da solo. Dai, vi dico una cosa divertente: sapete che sono un tifoso dell'Inter e dal mio punto di vista, che è cristiano. Come squadra di calcio posso tenere all'Inter perché un interista è veramente capace di soffrire e deve aver fede. Quindi dai, diciamo questo rosarietto perché pensavo proprio all'Inter. Ho riguardato qualche minuto fa i grandiosi 3 gol che abbiamo fatto al Milan ed ero rimasto colpito dai termini. E mi sono detto, ehi, ma questi termini dove l'Inter ha vinto alla grande con 3 gol spettacolari, valgono proprio anche con Dio, con la preghiera, la forza della preghiera, no? Cos'è il rosario? Cos'è la preghiera se non questo urlo della nostra anima che entra nel sovrannaturale, agisce nel mondo col sovrannaturale? Cos'è la pregare se non una parata miracolosa quando succedono i danni e i guai? Cos'è la preghiera, il rapporto nostro con Dio se non un intervento prodigioso? Perché siamo nel mondo, ma non del mondo e dobbiamo vedere oltre, avere la visione. Perfino nella politica si dice, quella è grande perché ha una visione, no? E la preghiera ti porta a sognare i sogni di Dio, ti avvicina ai pensieri di Dio, quindi ti dà anche una visione, quindi ti fa intervenire in modo prodigioso. Sempre nella partita Inter-Milan si è parlato anche di ripartenza letale. E cos'è pregare? Anche quando sei a terra, anche quando non hai voglia, anche quando sei vuoto. La preghiera, tu cominci a farla e vedi come il motore si accende, la ripartenza letale ed è quindi azione strepitosa. Perché quando preghi non sei più da solo, apri una porta a Dio che è lì che bussa, diventi lo strumento di Dio, crei spazio a Dio e Dio è il Dio dell'impossibile. E quindi il rosario, come si è detto nella partita Inter-Milan, dove l'Inter ha vinto 3-0, scusatemi se sottolineo, così il rosario, come in quella partita, si è detto, è un volo in paradiso. Padre Kolbe diceva che è proprio una scala del paradiso, lo diceva anche San Francesco d'Assisi, anche il curato d'Ars. Padre Kolbe, in un'altra espressione, disse che avvicinarsi a Maria, stare con Maria e prendere la strada più sicura per arrivare a Gesù, anche quella più breve, magari in salita, faticosa, però più breve. Ecco, ma noi impariamo anche dal calcio e abbiamo imparato che il rosario è proprio un volo rapido in paradiso. Bene, quindi ringraziamo l'Inter che vincendo ci ha dato questi termini, queste parole, che ovviamente, sicuramente anche a voi come a me, avranno fatto pensare a Dio, alla Madonna, alla preghiera del rosario, perché sto malato, io vedo Gesù e la Madonna ovunque, proprio, io sono proprio fissato, ma scommetto anche voi, se no non mi potreste sopportare. Ma insieme abbiamo un alto potenziale di santità e partecipazione. Bene, bando alle ciance, ho già parlato troppo. Di Dondà, stai zitto. È ora di pregare. C'hai ragione. Attacchiamo subito con gioia, eh? Con gioia, anche se magari abbiamo le preoccupazioni, le fatiche, le prove, anche se magari non sentiamo niente nel cuore. Fa niente! Chi se ne frega? Andiamo oltre! Con gioia. Adesso attacchiamo il nostro rosarietto. Subito. Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo di Maria. Talita cum, alzati, vieni Spirito Santo, vieni per mezzo di Maria. Riempi i nostri cuori, vieni Spirito Santo. Ti doniamo i nostri pensieri, ti doniamo anche le distrazioni, tutto.
Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo di Maria. Vieni Spirito Santo, vieni nostro Signore, tu che sei l'Avvocato. Vieni Spirito Santo, tu che metti ordine. Vieni Spirito Santo, tu sapienza di Dio, forza di Dio. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito di intelletto. Vieni Spirito Santo, metti la pace nei nostri cuori. Sia Gesù a pregare in noi. Vieni Spirito Santo, plasmaci, riempici, usaci. Vieni Spirito Santo, aiutaci ad essere come la creta nelle mani del Padre, nelle mani del vasaio. Vieni Spirito Santo. Ti offriamo le nostre debolezze, i peccati nostri, le nostre mancanze, anche nel fare il bene. Brucia tutto nel tuo fuoco, Spirito Santo. Tu sei onnipotente, Spirito Santo. Tu puoi cambiare il mio cuore, Spirito Santo. Tu puoi darmi un cuore di carne, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, come hai fatto con Maria. Riempi i miei pensieri, riempi i miei sensi, riempi i miei desideri, riempi il mio cuore. Vieni, Spirito Santo, che io possa diventare carne per la tua presenza, che io possa essere la carne della tua parola, che io possa essere lo strumento della tua azione. Vieni Spirito Santo, che le mie parole possano essere l'eco della tua sapienza. Vieni Spirito Santo, che le mie azioni possano essere la tua forza. Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo di Maria. Vieni Spirito Santo, vieni Signore. Signore, insegnaci a pregare. Signore, compi oggi, in questo momento, dove preghiamo, dove tu ci hai detto di essere con noi, Gesù. Compi prodigi, Gesù, compi miracoli, Gesù, tutti i nostri malati, Gesù, i nostri bambini, Gesù, Agata, Gesù, per Rebecca, Gesù, per David, Gesù, per Daniel. Vieni Spirito Santo, per i nostri anziani più abbandonati, soli, che magari in questo momento stanno morendo o sono prossimi alla morte. Vieni Spirito Santo, intenerisci i loro cuori. Vieni Spirito Santo, fai sentire la tua presenza, che nessuno di noi, Signore, si possa perdere. Nel tuo nome, Gesù, lo chiediamo nel tuo nome. Sana le nostre ferite, Gesù. Tu passi, tu sei Signore, tu sei il Figlio di Davide, tu sei il Salvatore, tu sei il leone della tribù di Giuda. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù, suggerisci le tue parole. Usa i nostri corpi, usa i nostri pensieri. Riempici di te, Gesù. Gesù, visita il carcerato. Gesù, visita il senza tetto. Gesù, vai da quei profughi musulmani. Tu sei la via, Gesù, tu sei la verità, Gesù, tu sei la vita, Gesù. Gesù, le ragazze che vogliono abortire, le donne che vogliono abortire, le donne vittime di violenza che vogliono abortire, le donne che stanno decidendo di abortire a causa del loro uomo, Gesù, dona la tua forza, Gesù, la tua misericordia. Prima del peccato, Gesù, la tua forza e la tua misericordia, il tuo aiuto, possano sentire in questo momento la tua presenza, Signore Gesù. Possano trovare in te la forza, Signore Gesù. Possano in te trovare la decisione, Signore Gesù. Signore Gesù, noi vogliamo che tu scenda. Noi vogliamo, Gesù, che adesso tu cammini. Noi vogliamo, Signore Gesù, che venga a visitare le nostre case, non solo i nostri pensieri, il nostro corpo, non solo l'unità con la nostra anima. Visita, Gesù, le nostre case. Visita, Gesù, i posti dove lavoriamo. Vieni, Signore Gesù. Venga la tua signoria, Dio. Signore nostro Padre, in questa terra, così ferita, così provata, dove Satana regna, Signore, vieni. Signore, vieni, mostra ancora oggi, con questa nostra preghiera, la tua potenza. Compi prodigi, Signore, compi miracoli, Signore. Noi in te crediamo, manifesta la tua gloria ancora a chi te non crede, ancora a chi non ti conosce perché non ti ama. Per le nostre missioni, per tutti noi che ci stiamo impegnando, Signore Gesù, accogli i nostri piccoli o grandi sforzi. Tu sai cosa fare con il poco. Tu compi l'impossibile, Signore Gesù. Nel tuo nome, Signore Gesù, i nostri fratelli e sorelle tossicodipendenti, chi ti bestemmia, te lo portiamo, te lo offriamo. Chi è vittima di cancro, di questi spiriti anche maligni della malattia,
di queste devianze che vengono dal peccato originale che tanto ti offese e che ti portarono ad andare su una croce. Perdonaci, Signore Gesù, per tutte le volte che non ti siamo grati, per tutte le volte che non sei al primo posto, per tutte le volte che la preghiera non è il nostro primo impegno. Risveglia, Signore Gesù, la fede in questa nostra Italia. Vogliamo vedere il risveglio della fede, vogliamo vedere una Chiesa, vogliamo essere la Chiesa che illumina lo Stato italiano, che illumina le politiche italiane, che illumina ogni ambito della vita, portando la tua gioia, il tuo gusto, la tua sapienza, la tua vita, la tua eternità, la tua ricchezza, Signore, la tua potenza. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, in cielo, in terra, sottoterra, ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Amen. In nomine Jesu, omne genuflectato, il celeste, un terrestre, un infernoro, tomne lingua confiteato, che Dominus nostro Jesus Christus, in gloria est Dei Patris. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Io credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo di Maria. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona, Signore, ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Abbiamo appena terminato un giorno e ne stiamo iniziando uno nuovo. Mercoledì, che è anche giorno di digiuno. Allora offriamo tutto al Signore per la conversione dei nostri cuori, perché trionfi il cuore immacolato di Maria, che è un progetto di Dio, perché venga l'era di pace. Perché è bello vivere con Gesù. Signore, aiutaci, aumenta la nostra fede, aiutaci a credere. Te lo chiediamo per l'intercessione della nostra mamma, Regina della Pace. Signore, vogliamo diventare tuoi testimoni credibili. Signore, aiutaci a scegliere di amarci sempre di più tra di noi. Noi con te, tu con noi, per la Chiesa. Ascolta la nostra preghiera. Iniziamo allora questa giornata di mercoledì con i misteri della gloria. Nel primo mistero della gloria facciamo memoria della resurrezione di Gesù, una cosa bellissima, bellissima. Nostro Signore ha vinto la morte. La parola di Dio dice: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Madre nostra, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi e sante del paradiso, pregate con noi. Per le anime del purgatorio, quelle che fanno parte delle nostre famiglie, per chi sta morendo in questo momento ed è in questo istante al giudizio di Dio, e per le anime del purgatorio più abbandonate, che hanno bisogno di preghiere. C'è solidarietà tra di noi, c'è amore. Noi possiamo pregare per loro, intercedere per loro. Loro non possono pregare per se stessi, ma possono intercedere per noi. La Chiesa del cielo, la Chiesa della terra, la Chiesa di Dio, l'eterno riposo. Dona loro, o Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Nel secondo mistero della gloria ci vogliamo ricordare dell'ascensione di Gesù Cristo al cielo. La parola di Dio dice: vado a prepararvi un posto, poi ritornerò e vi prenderò con me. Sì, Signore Gesù. Io sono tuo, tu sei mio, non possiamo più fare a meno l'un dell'altro. Grazie.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, mamma nostra, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi e sante del Paradiso, pregate con noi. L'eterno riposo dona loro Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel terzo mistero della gloria facciamo memoria della discesa dello Spirito Santo. La parola di Dio ci dice questo: riconosceranno che siete miei discepoli se vi amerete l'un l'altro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi e sante del Paradiso, pregate con noi. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Nel quarto mistero della gloria ci ricordiamo l'assunzione di Maria in cielo. L'assunzione di Maria in cielo è un dogma di fede che porta la firma di tutta la Chiesa sotto Papa Pio XII nel 1950. E Dio ci dice: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Madre nostra, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi e sante del Paradiso, pregate con noi. L'eterno riposo dona loro, oh Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nell'ultimo mistero glorioso contempliamo l'incoronazione di Maria. Il libro dell'Apocalisse, capitolo 12, stiamo vivendo questi tempi, noi siamo a questo capitolo dell'Apocalisse. Leggere il libro dell'Apocalisse, capitolo 12, leggere il Vangelo di Matteo, il capitolo 24, poi rileggere il libro dell'Apocalisse, capitolo 12, e capire i segni dei tempi, che sono questi, così unici e straordinari. E vogliamo tutto donare a Dio per mezzo di Maria, perché trionfi il suo cuore immacolato. Meditiamo ora l'incoronazione di Maria, ma noi vogliamo tanto il trionfo del cuore immacolato di Maria. Benedetta tu fra tutte le donne, benedetto il frutto del tuo seno, mamma cara. Grazie per aver accettato di essere anche la nostra mamma. Grazie del tuo sì, sempre, sempre, in continuazione.
Grazie del tuo sì anche oggi, Maria. Siamo tutti tuoi. Noi ti seguiremo ovunque ci condurrai. Santi insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Padre nostra, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi e sante del Paradiso, pregate con noi. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce vergine, madre mia, Maria. Preghiamo per il Papa emerito, per noi, proprio tutta la Chiesa, e per l'acquisto delle indulgenze. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce, illuminaci. San Michele Arcangelo, con le tue ali, proteggici. San Michele Arcangelo, con la tua spada, difendici. San Michele Arcangelo, con la tua luce, illuminaci. San Michele Arcangelo, con le tue ali, proteggici. San Michele Arcangelo, con la tua spada, difendici. San Michele Arcangelo, con la tua luce, illuminaci. San Michele Arcangelo, con le tue ali, proteggici. San Michele Arcangelo, con la tua spada, difendici. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii tu il nostro sostegno contro le perfidie e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. Tu, principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo per perdere le anime. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Comunione spirituale. Pensiamo a Gesù adesso. Gesù, 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 Signore Gesù. Gesù, io amo te, tu ami me, Gesù. Io amo te, tu ami me. Gesù. Vieni, Gesù. Gesù, io amo te. Tu ami me. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Io ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nella mia anima, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Anima Christi, santifica me. Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria me. Acque lateris Christi, lavame. Passio Christi, confortame. O boni Jesu, exaudi me. Intra tua vulnera, absconde me.
e permittas me separare a te. A voste maligno defendeme, in ora mortis me evocame, et iube me venire a te, ut cum santis tuis laudem te in secula seculorum. Amen. Anima di Cristo, santificami, corpo di Cristo, salvami, sangue di Cristo, inebriami, acqua del costato di Cristo, lavami, passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi, dentro le tue ferite nascondimi, non permettere che io mi separi da te, dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami, comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli, come già qui sulla terra per sempre nel paradiso. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essa luce perpetua, riposino in pace, amen. Intercediamo, diciamo un'Ave Maria per chi bestemmia, al posto anzi, prendiamo il posto del fratello che è peccatore consapevole, magari per tanti motivi, perché sta male, perché è provato dalla vita, perché non ne sta andando bene una, e allora invece di alzarsi, di elevarsi, si sprofonda e continua ad andare sempre più giù, Signore, pietà, pietà, pietà per questi fratelli. Signore, vogliamo risvegliare la fede, Signore. Signore, aumenta la nostra fede, perché vogliamo risvegliare la fede. Permettici, Signore, di pregare, di intercedere, di pregare anche al posto di chi non ti prega più. Non guardare a questi fratelli, Signore, guarda a noi, stiamo pregando al loro posto. Non mancare, Signore, tu sei papà, nel dare lo stesso le tue grazie, che tutti si possano salvare, Signore. Signore. Signore, insieme, insieme, perché più anime possibili si possono salvare. Non possiamo svuotare l'inferno, lo sappiamo, Signore, però che il demonio lasci in pace le anime più fragili, te lo chiediamo nel nome di Gesù, Signore. Gesù, passa, libera. Usaci, Signore Gesù. Noi crediamo in te. Preghiamo. Rapisca, ti prego, Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia per amore dell'amor tuo, come tu, Signore, ti sei degnato di morire, per amore dell'amor mio. Amen. Ci benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Viva Cristo Re e Maria Regina nostra Madre. Come vedete qua in questa immagine, forza, forza, in Maria come nostra mamma, con Maria come nostro modello, per mezzo di Maria come nostro aiuto, per Maria come nostro amore. Nessuno amerà Maria più di Gesù, e nessun uomo, nessuna donna ameranno Gesù meglio di Maria. Chiediamo a Maria di darci il suo cuore per amare Gesù e per far innamorare tutti di Gesù. Sut un presidium confugimus, Santa Dei Genetrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis, libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta. Grazie per aver pregato un attimo insieme. Vogliamoci tanto bene. Diventiamo santi. E sveglia, dovete iscrivervi al gruppo Preghiera Azione.
dove c'è l'invito di WhatsApp. Cominciamo a unirci veramente, perché se continuiamo a dirlo facciamo in tempo ad andare in paradiso, e invece dobbiamo essere sale e luce. Ci tocca, ci tocca. Gesù ci ha scelto, fidiamoci di lui, quindi a questo punto ci tocca. Dolcissima e santa notte. Adesso io mi beverò un caffè e continuerò con le mille Ave Maria. Quindi non abbiate dubbi, vi voglio tanto bene, mi costate mille Ave Maria ogni giorno. A volte è bello, a volte è una faticaccia. Le dico quando sto bene, le dico quando sto male. Quindi dovete pregare anche voi per me. Vi voglio bene, Ave Maria.